Buonasera e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Questa sera vi farò la ricetta degli involtini alla romana. Che non sono esatti in bocca. No, sono gli involtini con il sugo. Allora, si possono fare in diversi modi, si possono fare con il sugo, mia nonna li faceva con il sugo, oppure li faceva in bianco cotti nel vino. Ok, il ripieno è sempre lo stesso, in realtà andrebbe messo del prosciutto crudo. Io probabilmente le farò sia con il prosciutto crudo che con il prosciutto cotto e quindi vado a prenderlo nel frigo. Tanto c'è il gatto che è impazzito e È corre per tutta impazzito casa. veramente. Gli involtini sono sempre molto buoni. Noi avevamo già fatto quelli di pollo, che comunque, Assolutamente, molto come si buoni. Ecco, dice al nord, gli ammollano pure quelli. a proposito, prendete del prosciutto che sia un semidolce, non prendete un prosciutto troppo saporito perché se no poi non vi regolate bene con il sale. Soprattutto fate un po' più di casino con la busta. Ho capito, ma devo aprirlo. Ecco Noi diamine. siamo fortunati perché questo è il prosciutto crudo del nostro orto, quindi Ma non non è è. Ah vero, no? no. No, Non coltiviamo prosciutto noi. amore. E qua abbiamo. Dovremmo iniziare. Sì, va bene, lo faremo. E poi abbiamo anche del prosciutto Poi, come si cotto. sente parlare di prosciutto, si avvicina Manfredo, ma. Ma lo metto insieme, ok. Sì, a Manfredo ne do un pezzettino così si toglie dalle scatoline. Bravo Ciccio. Allora, dicevamo, pulirò e laverò le verdure e le farò a striscioline fine, 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 fine. Poi dopo ve lo faccio vedere. E farò, poi comporrò gli involtini. Quindi adesso vado a pulire le verdure e intanto vi dico gli ingredienti, appunto, carote, cipollotto, sedano, possibilmente la parte bianca, prosciutto cotto o prosciutto crudo. Ah, ci tengo a precisare. Questa è la ricetta di mia nonna, non la ricetta Ma a noi non ci tradizionale. interessa di quella tradizione, a noi ci serve la ricetta quella lì che magari. E no, perché se no Ma chi se ne importa? rifacciamo poi dopo, A noi ci servono le soprattutto. ricette quelle particolari, perché quelle originali, ormai le sanno un pochino tutte. Esatto. A noi ci servono quelle con quell'ingrediente in più che dà quel sapore Sì, particolare. ma io lo dico perché se no poi cominciamo con le polemiche sui gruppi, allora per Anche carità. perché le ricette delle nonne sono poi le più buone. Esatto, dicevo, Mia sale, nonna faceva gli spaghetti col tonno che erano niente. pieni d'olio, erano di un buono allucinante. Beh, magari su quello non sono proprio E lo d'accordo, so, tu lo però. sai, perché per me Lo so, l'olio. ma io pure che l'ho assaggiato, io lo so. Continuiamo, dicevamo. Dicevo, sale, pepe, dell'olio extravergine d'oliva, non facciamo vedere la marca forse, e del pomodoro. Non li faccio in bianco, ah, ovviamente degli stecchini, perché sennò Certo. come li leghiamo? Dicevo, non li faccio in bianco perché questa è una doppia ricetta, perché praticamente poi con il sugo che avanzerà, io ci farò la pasta per domani. Questo era il bello delle ricette di una volta, che non si faceva la ricetta fine a se stessa, anche perché una volta, parliamoci chiaro, non c'era tutta questa ricchezza di prodotti che abbiamo adesso, neanche questa ricchezza che abbiamo adesso. Una volta la carne se andava bene, si mangiava forse una volta ogni 15 giorni, quindi insomma, il momento in cui c'era della carne per fare degli involtini, Manfredo, guarda che cuciniamo anche te, eh. fai strozzare. Dicevo, il momento in cui c'era della carne per cucinare degli involtini, addirittura del prosciutto, cioè era una festa Eh sì, è proprio. vero. Ok, detto ciò, io vado a fare le verdure. A dopo. Allora, come vedete, ho fatto le verdurine tutte quante a listarelle fine fine. Adesso andiamo a comporre un involtino. Sposto la carne di qua. Eccola. Mettiamo una girata di pepe. E vabbè, faccio macello, un pizzichino di sale, una carotina, una strisciolina, cioè un ciuffettino di striscioline di cipollotto, una strisciolina di sedano,
Qua metterò il prosciutto crudo. Eccolo qui, anche questo pezzettino così. Ma sì. Ma sì. Adesso non facciamo altro che avvoltolarlo su se stesso. Avvolgerlo. Non ricordo se l'abbiamo detto. Che carne abbiamo utilizzato? Vitellone. Oh. Prendiamo gli stecchini. Vengono fuori dei bei involtini, eh? Involtoni questi sono. Eh sì. È un calzone di carne. E lo chiudiamo da questa parte. E lo mettiamo nella padella. Poi ne faccio uno. Questo per me è soltanto col cipollotto, grazie. Che pazienza, ragazzi, che pazienza. Allora, mettiamo il cipollotto, mettiamo il pepe. Un pizzichino di sale, appena appena. Prosciutto crudo o cotto? Cotto, io ci nel metto. Cotto. Sì. Vuole col, il cotto. Quello col crudo poi senza... Ecco, metto questo pezzettone qua. Così sei contento. Facciamo tutto un bel involtino. E ce ne metto due di stecchini. Così? Così almeno si riconosce che è il tuo. Pazienza, ragazzi, molto mamma bene, mia. Bene. Che pazienza! Vero? Ok, ne prendiamo, fino andiamo avanti. A esaurimento scorte. Esattamente. Sono ancora un pochino congelate. Ci vediamo a pentola piena, così... Sì, sì, ci vediamo dopo. A tra poco. Allora, come vedete sono tutti quanti pronti, ce ne stanno due con due stecchini perché sono quelli segnati per il tato. Io. Il tato. Che non vuole le verdurine se non la cipolla dentro. Allora, adesso vado sui fornelli, aggiungo un filo d'olio, un giro d'olio, scusate, Ale. Li faccio rosolare, dopodiché metterò un bicchiere di birra non filtrata, questa è cruda, diciamo, così si dice, invece del vino, mi faccio tutte piccole varianti, eh. E poi aggiungerò la salsa di pomodoro non appena è sfumata la birra. Quindi ci vediamo dopo. Eccoci qua, allora abbiamo messi a fuoco bello vivo in maniera che rotolino in fretta un pizzichino di sale, appena perché poi già ce n'è dentro, quindi non bisogna esagerare. E ora man mano li andiamo a girare. Oh, calcolate che una volta rotolati e imbirrati andranno con il sugo per almeno un'oretta e mezza, quindi non è un piatto che potete preparare velocemente, eh? Questo no, cioè, non è il classico piatto dell'ultimo minuto, assolutamente no. Volendo anche così possono già andare bene, infatti mia nonna li faceva in due versioni, l'ho detto prima, prima con il vino, esatto. E poi quelli che rimanevano. E quelli che rimanevano non rimanevano. Rimanevano. A casa mia non rimanevano. Come le fettine panate col sugo, no? Esatto, dici, dai. Non rimanevano. Quelle che vi avanzano. Avanzano? Avanzano. Non avanzano. Allora, no. Oh, scusate, una volta rosolati mettiamo la birra. E la facciamo evaporare un po'. Quindi diciamo che già questa è una prima ricetta. Volendo, sì, volendo sì, però nonna non metteva la birra ma metteva il vino bianco, sì. Abbiamo capito. E lo ridico, se sa mai. Metti caso che si sono persi un passaggio. Certo. Ok, appena è sfumato un pochino la birra, un pochino, andiamo a mettere il pomodoro. Ci rivediamo quindi tra 4-5 minuti. Eccoli qua. Allora, adesso mettiamo il pomodoro. Metto un po' d'acqua perché deve essere bello liquido.
Diciamo che la prima versione si ferma qui della ricetta, no? Sì, più o meno. Anche se la nonna non metteva la birra, metteva il vino. Va bene così? E pazienza. Allora, dicevo, adesso abbiamo messo il pomodoro, adesso metterò, abbasserò il fuoco ovviamente al minimo, lo metterò al fornello quello più basso. Sì, sbagliando sempre fornello, mi raccomando. Ce la posso fare, eh? Sì. Ok, si è acceso. Dicevo, lo metto al minimo e lo lascio qui un'oretta e mezza, venendo a rigirare di tanto in tanto, coperto con il coperchio ovviamente. Ci vediamo a piatto pronto praticamente. Ci vediamo a piatto pronto. A dopo. A dopo. Sono pronti. Adesso li andiamo ad impiattare. Non abbiamo avuto bisogno neanche di mettere il sale, perché quello che avevo messo era perfetto. E quindi niente, ci vediamo a impiattamento avvenuto. A tra pochissimo. Eccoli qui. Sono pronti. Abbiamo già assaggiato il sugo col pane. Guardate. No, abbiamo. Io. Ecco. Assaggiato io. Buono? Molto. E allora niente, vi auguriamo una buona cena. E tan 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 tan, però sai che c'è? Che non si vedono i due stecchini, quindi... Come non si vedono? Eh no, perché c'è talmente tanto sugo bello denso. Lo so, amore. Guarda, tagliami il pezzettino qui. Sì, alla fine. Basta semplicemente tagliare il metà quando becchi il legno. Esatto. Guardate quanto è tenero. È tenerissimo. Che dici, tanza? Può andare? Ok, perfetto. L'uomo del monte ha detto sì. Decisamente buono. Meno signori, male. Anche per questa sera buona cena. E ci vediamo alla prossima ricetta. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao.